Benvenuti amici e amiche di Alkill TV in questa nuova puntata dove andremo a parlare di manga e psicologia. Per questo episodio ho scelto, confrontandomi con il saggio Donny, di parlare di qualcosa che per noi, è stato veramente importante in termine psicologico e letterario, ovvero Ashita no Joe, che vedete qua dietro. Mi manca il primo numero, ma perché, come è giusto che sia, l'ho prestato a un amico, bisogna diffondere il verbo, ricordatevelo sempre. In ogni caso, quello che voglio raccontarvi oggi è stato scriptato, tra virgolette, ma andrò un pochettino a braccio, perché ritengo che un'opera di questo tipo, per l'effetto che ha avuto su di me, debba essere affrontata in maniera viscerale. Un'opera viscerale che deve essere vista in maniera anche viscerale, psicologica. Bisogna un po', no, immergersi in quei liquami psichici che ci sono stati gentilmente donati dagli autori. Ora, io oggi non parlerò di particolari elementi di trama specifici, eccetera, per cui vi invito a recuperare il primo video che è stato fatto sull'opera, che vi va a spiegare anche tutto il contorno filosofico e sociale. Sono 20 minuti che scorrono via in una maniera stupenda. Vi invito caldamente a vederlo prima di guardare questo mio video. Come sapete, io faccio sempre delle premesse perché aiutano tutti quanti noi a sintonizzarci sulla stessa lunghezza d'onda. Primo punto fondamentale, questa mia disamina socio-psicologica si basa in questo caso sui criteri di Nancy McWilliams. Dunque andrò ad attingere da lì un'altra cosa importante, ci saranno spoiler di trama. Aggiungo una cosa fondamentale. Rocky Joe è un'opera che comunque, nonostante utilizzi il pugilato come una sorta di escamotage, ne parla, e ne parla delle volte bene, delle volte un po' meno bene, un po' meno realistico, facciamo così, ma è proprio questo motivo che mi ha spinto a scegliere un altro elemento per l'analisi, ovvero Non Compromised Pendulum. Ora, questo librettino, che potete trovare in PDF gratuitamente in internet, è stato scritto da Tom Patti insieme a Maltsev Olef ed è uno studio fatto sulla psicologia e lo stile pugilistico di Cus D'Amato, che, per chi non lo sapesse, è stato il maestro di Mike Tyson, ma di molti altri campioni. Ho scelto di utilizzare questo approccio perché ritengo che molte informazioni presenti nel manga siano fondamentali anche per un atleta o per chiunque abbia sempre visto il pugilato come qualcosa di bello al quale avvicinarsi, ma che magari ne ha sempre sentito una certa ansia, una certa paura, e cosa che magari poi l'ha dissuaso dall'immergersi in questa nobilissima arte. Ecco, questi strumenti sono quelli con i quali oggi andremo ad indagare gli aspetti psicologici, sociali e di mindset, chiamiamoli così, di Rocky Joe. Un altro aspetto importante è che dirò delle cose che vengono tratte da degli studi che ho fatto in merito sulla psicologia dello sport e nello specifico degli sport da combattimento. Non andrò a citare ogni singolo studio, se riesco vi faccio una bibliografia in fondo per chiunque abbia voglia e desiderio di saperne di più. Chiaramente è richiesto un livello di inglese avanzato. Detto questo, io direi che possiamo proseguire. Che cosa mi ha colpito di Rocky Joe e perché mi sono sentito così tanto coinvolto nella lettura? Quali sono i trigger psicologici che sono stati toccati dentro di me? Beh, innanzitutto è stato fatto un egregio lavoro nel rappresentare i cosiddetti ultimi. Ora, io ho un cosiddetto soft spot per le persone che vengono da un contesto socio-economico difficoltoso, ma nel caso di Ashita no Joe qui non parliamo soltanto del protagonista, qui parliamo di una fascia di popolazione che viene emarginata perché è poco abbiente, perché è in condizioni socio-economiche disastrose. Joe rappresenta lo spirito, la vitalità, il desiderio di risorgere dalle ceneri. Badate bene che questa immagine è presente nell'opera ed è lo stesso Joe a dire, no, che lui lotta sul ring nel tentativo di ardere così tanto intensamente da poter diventare cenere bianca e candida che si posa sul terreno. Questa metafora non è una metafora casuale, richiama infatti l'immagine dell'araba fenice, no, che ogni 600 anni si
rigenera dalle sue stesse ceneri e ritorna a splendere nuovamente. È un po' ipotizzabile, no, come una sorta di principio di ribaltamento sociale o di evoluzione degli strati socio-economici più bassi che a turno magari riescono a soverchiare il ritmo sociale, l'andamento sociale. Però la cosa che ci interessa di più per quanto riguarda il quartiere dormitorio dove vediamo la vicenda prendere forma è sicuramente il ponte, il cosiddetto ponte delle lacrime. Quest'altra immagine l'ho trovata stupenda. Per quale motivo? Perché psicologicamente parlando, il ponte delle lacrime rappresenta il punto di evoluzione dove si abbandona una mentalità, un principio, una condizione psicologica e sociale di abbandono, di degrado, e si cerca di rifarlo al contrario. È una sorta di ascesa. Però non intendiamo questa ascesa al potere come ce la farebbe intendere un guru del 2024, cioè fai i milioni. È qualcosa di molto diverso. Si basa sul principio dell'autoaffermazione. Non a caso lo stesso titolo, Ashita no Joe, che è il Joe del domani, del futuro, è quella persona che dovrebbe in qualche modo essersi redenta non agli occhi della società, ma ai suoi stessi occhi. È la persona che è stata in grado di abbandonare quella condizione svantaggiata di partenza, autoaffermandosi indipendentemente dalla risposta del mondo. Quando noi parliamo di mondo, di realtà, in psicologia facciamo riferimento alla visione esterna, che non per forza sono gli altri in senso generale, sono anche gli altri significativi, cioè genitori, relazioni, partner, eccetera, eccetera. La capacità di autoaffermarsi nonostante il mondo possa vedere qualcosa di estremamente diverso in noi, possa emarginarci ed escluderci, la capacità di essere a testa alta e di vivere serenamente con la propria persona e con se stessi. Ecco, Joe rappresenta anche questo, e Joe è lo spirito del quartiere dormitorio, è lo spirito degli ultimi. Egli è un martire, anche se il primo vero martire sarà un altro, che porta sulle sue spalle come croce il peso dell'abbandono della società. L'opera è molto bella perché al suo interno sono presenti anche moltissime contraddizioni psicologiche, non nel senso incoerente del termine, ma delle contrapposizioni che ci permettono di capire come sarebbe andata se. Proseguendo, mi voglio soffermare un pochettino su alcuni passaggi. Quando Joe viene messo in riformatorio per, insomma, gli atti poco eleganti che egli compie nel tentativo di fare soldi, noi vediamo intorno a lui tutta una serie di persone che sono ragazzi sostanzialmente completamente abbandonati a se stessi. Essi vengono considerati come qualcosa da dimenticare, da allontanare, tutto ciò che è sgradevole. Ora faccio un piccolo parallelismo. Nei manicomi, parliamo in Europa, per cui torniamo in terra nostra, casina nostra, molto spesso non ci finivano soltanto le persone che avevano disturbi psichici. Stiamo parlando del Novecento come periodo, anzi, dal Novecento in giù, mettiamola così, come periodo storico. Ma ci finivano anche persone che di solito vivevano in condizioni socio-economiche difficoltose. Eri orfano? Molto probabilmente finivi in un manicomio. Se non avevi patologie mentali, le sviluppavi. Questo fenomeno, detto fenomeno dell'ospedalizzazione e scoperto da René Spitz, ci fa capire che cosa? Che se io prendo una persona e la abbandono e la metto, la isolo in un contesto non normalizzante, quella persona svilupperà dei comportamenti devianti per forza di cose. Ed è il motivo per il quale questi ultimi, che sono trattati come animali, sono trattati come criminali, nonostante la giovanissima età, più che una rieducazione, subiscono una costante punizione, quasi come se in maniera marziale essi dovessero rappresentare tutto ciò che è sgradevole all'interno della società e su di loro gravasse quella colpa, non considerando che anche un perfetto e un ricchissimo salaryman può compiere azioni deprecabili. Però, a differenza magari di un ragazzo del quartiere dormitorio o in questo caso di un adulto del quartiere dormitorio, quella persona non finirebbe in prigione, probabilmente nella stessa condizione. Proseguendo, quello che ci interessa vedere è che già da qui si gettano le basi per la prima vera scalata sociale.
uno dei personaggi che determina il vero avvicinamento di Joe al pugilato è Rikishi, un personaggio che ha già un'esperienza di pugilato alle spalle e che rappresenta il concetto di martirio in tutta la sua essenza. Anche lui è in un certo senso stato allontanato per l'eccesso di violenza, quella stessa violenza che però attira migliaia di spettatori che si accalcano intorno al ring per vedere due uomini picchiarsi a sangue fino addirittura a uccidersi. Rikishi attiva in Joe quella sorta di sensazione, quello scatto psicologico necessario affinché egli si possa avvicinare ad una evoluzione sociale e psicologica. Possiamo dire che il vero processo di individuazione, cioè di trovare la propria strada in Joe, non sia tanto garantito da Tange, piuttosto da Rikishi. La cosa che mi ha colpito moltissimo, e qui devo fare per forza un salto temporale, non starò a raccontarvi tutta la storia del manga, è che quando Joe e Rikishi devono incrociare i guantoni sul ring, Rikishi dimostra una volontà d'animo, una volontà ferrea, una mentalità, una capacità di gestione di se stesso e del proprio corpo, fuori dagli schemi, ed è il motivo per il quale egli sconfiggerà Joe e poi non potrà più essere battuto, resterà come un elemento, quasi come un angelo che veglia sulle spalle del nostro protagonista per tutta la vicenda. Sconfigge Joe e in seguito muore per le ferite riportate durante lo scontro, nello specifico una caduta che lo danneggia, unito alla grande privazione che si era fatto per tagliare il peso ed essere a pari livello con insomma, il nostro protagonista, egli avrà questa fine. In seguito a questa vicenda abbiamo una de-evoluzione di Joe stesso, che si abbandona, si lascia andare e che ha bisogno di trovare una nuova motivazione di vita per riprendere ad ardere. Questo per quale motivo? Perché è come se lui stesse cercando delle nuove regole per affrontare la vita, la società giapponese, che gioca secondo uno schema scorretto, che non soltanto emargina gli emarginati, ma non permette ad ognuno di essi di evolvere in maniera lineare. Un altro individuo che secondo me si contrappone, ed è qui la prima vera contrapposizione, al protagonista è Nishi, Mahmood Nishi. Parte come anche lui un delinquentello, si scontra con Joe, lui non è un avversario degno. Però che cosa succede? Mentre Yabuki nel corso del tempo è in grado in qualche modo di proseguire la sua carriera pugilistica, Nishi si rende conto che forse la sua indole è diversa. Egli fa vedere che cosa sarebbe successo se questo spirito selvaggio, atavico, guerriero del protagonista si fosse spento o avesse preso una direzione diversa. Va a lavorare in un negozio, si innamora della figlia dei proprietari e con lei poi si andrà a sposare. La cosa più bella che c'è qui è un parallelismo che mi sorge spontaneo. Pensiamo a Kus D'Amato e pensiamo al fatto che D'Amato ha avuto molti allievi, tra i quali di spicco abbiamo sicuramente Mike Tyson, ma lo stesso Tom Patti, che è quello che ha aiutato a scrivere il libro che c'è dietro di me. Nel caso di Tyson abbiamo un uomo che si è dedicato alla lotta per tutta la vita e difficilmente potrà fare altro. Nel caso di Tom Patti, invece, abbiamo un uomo che sì si è dedicato alla lotta, ma ha ristrutturato tutte le sue armi, tutta questa sua scaltrezza e si è costruito un nuovo ruolo da businessman, da persona integrata, davvero uomo civilizzato, per cui ha fatto proprio una transizione da selvaggio a cittadino. Cosa che accade anche a Nishi, ma cosa che invece non riesce ad accadere in Joe. Uno dei personaggi che permetterà a Joe di essere veramente se stesso e che accetterà Joe al 100%, ed è il classico esempio sociale ribaltato, è proprio Yoko, nipote di una grandissima corpo giapponese, che prima si, diciamo, invaghisce di Rikishi e che in seguito si innamorerà perdutamente di questo spirito quasi antisociale, quasi riottoso che ha il nostro protagonista. Il segno finale di lui che lascia i guantoni alla donna è un segno di assoluto rispetto.
Anche qui sottolineo che, nonostante Yoko sia dipinta con canoni da donna giapponese dell'epoca, lei è comunque una figura estremamente interessante che rompe molti stereotipi, per quanto mi riguarda, ed è una persona estremamente importante per Gio, perché alla fine lei può rappresentare anche quella sorta di spirito benevolo umano presente all'interno di una società che delle volte sembra asettica e che questa volta guarda ai suoi ultimi con uno sguardo non paternalistico, non di accudimento, ma al contrario, fomenta, alimenta la ribellione interna. È catturata da questo spirito, non catturata come può essere una donna in Conan il Barbaro di Conan il protagonista, cioè completamente persa tra le sue braccia, al contrario, assolutamente consapevole di che cosa il nostro uomo abbia bisogno. Arriviamo alla parte finale del video, dove parliamo di questo champion mindset, ovvero la mentalità del campione. Se domani io dovessi condensare tutti i miei studi di psicologia dello sport e definire che cos'è la mentalità del campione, che cos'è che diversifica un amatore da un professionista che farà successo, io posso tranquillamente prendere l'ultimo tankobon di Rocky Joe e farlo leggere a qualcuno. Perché in quel preciso momento, nelle ultime pagine, noi vediamo effettivamente che cosa differenzia un campione da tutto il resto. Il talento puro che diventa altro, la volontà di combattere, lo spirito di non essere mai abbattuto nonostante le sconfitte. Al contrario, le sconfitte caricano ancora di più l'esigenza di sorgere. Se noi prendiamo il libro qua di cui parlavamo prima, scritto appunto da Olef, quello che vediamo è che lo stesso stile di Kustamatu, la stessa psicologia che il buon italo-americano ha instillato nei suoi allievi, si basa su questo presupposto. La lotta che per Rocky Joe è anche una lotta di natura sociale, è qualcosa che va al di là del semplice scazzottarsi, che va al di là del semplice vincere o perdere. È un fortissimo richiamo a Il vecchio e il mare di Hemingway, dove la lotta con la vita non è legata a sono stato in grado di portare a casa il cibo per questa sera, ma ho vissuto un'esperienza e sono stato in grado di sopravvivere. Chiunque abbia fatto sport complessi dove il rischio è molto alto, prendo l'esempio anche qui di nuovo il pugilato, e sia stato in grado di incrociare i guantoni con un campione e abbia retto 2, 3, 1 round sopravvivendo, ha acquisito un'esperienza indipendentemente dal risultato che lo cambierà per sempre. E Rocky Joe cerca di fare anche questo, cerca di dirci quanto importante sia combattere, non mollare e arrivare veramente fino a sfibrare il nostro corpo. Bene. Direi che siamo giunti alla conclusione di questa analisi psicologica, che come avete visto è un'analisi sociale, fatta di insight, molto meno tecnica e molto più viscerale, come ho detto all'inizio. E voglio soltanto aggiungere quanta commozione mi ha dato concludere la storia e quanto bello sia il titolo dell'opera. Il Joe del domani. Joe siamo tutti noi, Joe sei tu, sono io, e per il domani possiamo avere speranza, a patto che si decida veramente di combattere. Ed è quello che io auguro a tutti quanti, nello sport, nell'università, nel lavoro, nella famiglia. Noi siamo fatti per lottare, siamo la massima espressione del conflitto, che non sempre si manifesta con l'uso della violenza, dei pugni, eccetera, ma molto spesso con la resilienza, la capacità di andare oltre e l'antifragilità. Io vi ringrazio, per me è stato veramente un piacere, spero che il video possa esservi piaciuto. Mi raccomando, sostenete il canale, perché tutte queste cose qua sono veramente impegnative, anche se molto belle. Avete il merchandise, potete contribuire iscrivendovi, mettendo un like e condividendo il video. Io come sempre vi ringrazio e cosa dirvi se non alla prossima puntata. Ciao a tutti.